Salve a tutti, benvenuti, ben trovati a Mezz'ora in Live Politica. Oggi parleremo di giustizia e lo faremo appunto con un deputato nazionale, con un portavoce alla Camera dei Deputati che adesso faremo entrare, ma prima vorrei presentare il nostro collega, il mio collega, collegato dalla Gran Bretagna, nonché Andrea Motta, che saluto. Ciao Andrea. Ciao Razio, una buonasera anche ai tuoi telespettatori. Grazie per l'invito, come al solito. Ma presentiamo il nostro ospite di oggi, nonché Eugenio Saitta, che è il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, nonché Commissione anche Giustizia. Salve! Buonasera, grazie Razio dell'invito. Saluto anche Andrea Motta e tutti i tuoi telespettatori. Parliamo di queste scarcerazioni che ci sono state del 41 bis. Ancora non ce ne siamo fatti una ragione. Le scarcerazioni del 41 bis sicuramente sono un fatto grave, è una sconfitta sicuramente per lo Stato vedere un condannato al 41 bis ritornare nella propria abitazione. Io però ci tenevo a diciamo, sottolineare che dobbiamo distinguere in questo caso quella che è l'autonomia della magistratura, delle decisioni della magistratura, dall'autonomia della politica. Perché inizialmente si era puntato il dito sul decreto Cura Italia, ma non è così No, assolutamente. assolutamente, è 123 del Cura Italia, cioè, chiunque può vederlo in maniera, diciamo, diretta e noterà che tra le cause di esclusione della conversione in domiciliari vi è appunto i gravi reati, tra cui anche i reati di associazione mafiosa. Di Andrea Motta. Sì, Orazio, una situazione intricata, mi è sembrato di capire, da qui, insomma, che è scoppiata la polemica tra Nino Di Matteo e Alfonso Bonafede, perché il ministro pare avesse quasi promesso l'incarico al DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Di Matteo, salvo poi ritirare questa proposta. La direzione del DAP poi, infatti, come sappiamo, è stata affidata a Francesco Basentini, che avete appena menzionato anche voi, che l'ha mantenuta per quasi 2 anni, dal 28 giugno del 2018 al 30 aprile di quest'anno, se non vado errato. Una polemica, Eugenio Saitta, che mi pare abbia finito poi per gettare anche benzina sul fuoco riguardo la situazione di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, che anche per questo motivo hanno poi deciso probabilmente di allontanarsi da quello che è il partito politico fondato da Beppe Grillo. Eh sì. Sì, ti ringrazio, insomma, per questa domanda e mi permetti anche di poter dare il mio punto di vista, che è il punto di vista di un membro interno della Commissione Giustizia, di una persona che sicuramente lavora a stretto contatto con il ministro. E il ministro Bonafede è anche il ministro di leggi coraggiosissime in Italia, come lo spazzacorrotti. Noi sappiamo bene che la corruzione è il cancro di questo paese e per la prima volta l'Italia si è dotata di veramente di una normativa di cui io ne vado orgoglioso, che per la prima volta contrasta in maniera decisa quella che è la corruzione, dove spesso la corruzione è anche l'altra faccia della medaglia. La scelta del capo del DAP è una scelta assolutamente discrezionale che fa il ministro, perché il ministro Alfonso Bonafede ha più volte detto che è vero che aveva dato un'alternativa al magistrato Nino Di Matteo, sia per capo del DAP che gli affari generali penali, che era un po' il ruolo di Falcone che aveva al ministero. Però è anche vero che, almeno dalle parole del ministro Bonafede, dalla discussione, dalle interlocuzioni che avevano avuto, si erano lasciati la prima volta con la percezione che il ministro Bonafede aveva che alla fine anche Nino Di Matteo si era convinto ad avere gli affari generali penali, che un po' dovevano essere anche quegli uffici, io conoscendo anche il ministro, posso dire assolutamente che non c'è stata nessuna pressione da parte della Malavita, diciamo, sulla nomina del DAP. Lui lo vedeva meglio in affari generali penali, però è evidente che c'è stata un'incomprensione tra, ripeto, due persone che stanno nella stessa parte. Secondo te, hanno compreso comunque che c'è qualcosa che non va proprio all'interno della magistratura? Il caso Palamara, diciamo, mette in luce quello che è una degenerazione che purtroppo vi è all'interno della magistratura, che è il correntismo, il carrierismo sfrenato, dove non i più bravi
oppure non sempre i più bravi arrivano nei posti che meritano, ma devi indovinare la corrente, devi indovinare, diciamo, gli accordi che fanno. È una pagina triste, non so manco se sia possibile debellare il correntismo, però sicuramente si deve dare un freno a questo tipo di correntismo che non premia i migliori. E infatti, Andrea Motta, Non premiare i migliori. colleghiamoci appunto a questo. Sì, ne avevamo parlato già qualche settimana fa su MCTV, quando abbiamo avuto l'opportunità di avere come ospite, tra l'altro, Gianluigi Paragone. L'ultimo decreto legge di buona fede approvato a maggio è stato una sorta di dietro front del guardasigilli con l'obiettivo di far tornare in gattabuia i 376 delinquenti afferenti ai clan di criminalità organizzata, a cui poco prima erano stati accordati gli arresti domiciliari, come avete menzionato poc'anzi. Una polemica questa che alla fine non ha minato la posizione di buona fede, che prosegue il suo mandato portando avanti la riforma del CSM, Consiglio appunto Superiore della Magistratura. Il ministro ha affermato che si punterà al merito eliminando il cosiddetto carrierismo, appena nominato da Eugenio Saitta, grazie appunto a un nuovo sistema elettorale. Mi chiedevo appunto quale fossero le sensazioni di Eugenio Saitta riguardo questo argomento. Ma io non so che cosa abbia detto il collega Paragone, tra l'altro conosco anche bene di questa vicenda, però sicuramente si riferisce agli ultimi due decreti che non sono un passo indietro. Semplicemente, come ho detto prima, le decisioni delle scarcerazioni sono state le decisioni prese dalla magistratura in piena autonomia, come è giusto che sia in uno Stato democratico. È anche vero che non è che i giudici che hanno scarcerato sono delle persone conniventi o vicine ai mafiosi, hanno applicato dei principi generali a una situazione straordinaria. È assolutamente necessario intervenire, è assolutamente necessario porre dei correttivi alle elezioni che avvengono all'interno del CSM, porre dei freni a questo correntismo. Posso assicurare che in tempi brevi avremo anche la riforma del CSM o comunque il progetto di riforma e poi sarà il Parlamento a valutare questo progetto e noi come forze parlamentari con i vari contributi, insomma, cercheremo sicuramente di migliorare ove necessario. Andrea. Sì, Orazio, cambiando un po' discorso, un po' argomento, in questi mesi qui sulle frequenze di MCTV abbiamo parlato più volte dei problemi burocratici che affliggono l'Italia e del ritardo del nostro paese nei confronti della digitalizzazione. Una buona notizia da questo punto di vista è quello del via dato proprio dal ministro Bonafede al processo penale telematico che a quanto pare ha l'obiettivo di massimizzare la funzionalità del sistema e diffondere la cultura digitale. Sensazioni positive da parte mia, da cittadino italiano che risiede all'estero, ma anche da professionista che lavora nel mondo della comunicazione e del digitale. Mi chiedevo qual è il pensiero di Eugenio Saitta, che guarda ovviamente a questa situazione da un punto di vista diverso, in quanto esperto in campo giurisprudenziale, ma anche e soprattutto in quanto membro della Commissione Giustizia dal 21 giugno del 2018. Ma la digitalizzazione, insomma, di quelli che sono gli atti del processo, le fasi del processo, io penso che sia oggi nel 2020 quanto più essenziale. Non c'era bisogno del Covid per dirci di questa cosa. Io penso che soprattutto nel processo civile tantissime fasi del processo possono anche svolgersi da remoto. Un po' più cauto lo sono per quanto riguarda il processo penale sulla possibilità che si svolga da remoto. Per quanto riguarda invece la digitalizzazione degli atti, dei documenti, la possibilità di poter notificare attraverso posta elettronica anziché mandare ogni giorno carabinieri a notificare atti, perlomeno dopo la prima notifica, secondo me è oggi essenziale, è oggi fondamentale e occorre una velocizzazione dei processi e sicuramente la digitalizzazione va in questo senso. Ovviamente deve essere anche supportata da una rete di banda ultralarga, devono essere anche insomma
spesi molti fondi in informatizzazione dei nostri tribunali. E appunto all'aria che tira Giletti ieri ha detto il controllo delle carceri è nelle mani dei detenuti, la polizia penitenziaria sta all'esterno. Questo perché si permette la socializzazione aperta tutto il giorno. Cosa ne pensi? Cioè il controllo delle carceri è nelle mani dei detenuti. Sono parole un po' che, cioè, importanti queste. Guardi, io tutte le carceri che ho visitato, al di là dei problemi strutturali che spesso tanti carceri hanno, ho visto una professionalità da parte della polizia penitenziaria, devo dire, impeccabile. Poi che vi siano delle situazioni problematiche in determinati istituti, cioè è possibile, è successo in passato, quindi non vedo perché non possa succedere anche ora, però generalizzare così io non me la sentirei e tra l'altro non sarebbe neanche giusto nei confronti appunto della polizia penitenziaria e solo l'impegno che mettono i tanti uomini e donne che fanno un lavoro veramente particolare, faticoso e lo fanno con molta dedizione. Per Anche quanto perché, riguarda la possibilità della socializzazione, io ecco. penso che faccia riferimento al cosiddetto circuito aperto. Noi sappiamo che l'Italia è stata, insomma, oggetto anche di infrazione da parte dell'Unione Europea sul rispetto delle distanze, del metraggio, eccetera. Ripeto, serve investire tanto all'interno degli istituti penitenziari, un cambio di rotta l'abbiamo avuto con le due leggi di bilancio, però cioè, io non accetto un'affermazione del genere e non corrisponde al vero. Sicuramente il circuito aperto ha delle problematiche, deve essere migliorato, molti spunti arrivano dalla polizia penitenziaria, però al suo interno, insomma, il lavoro è lodevole da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Quindi io un'affermazione così pesante, sinceramente parlando, non l'accetto. Assolutamente. Andrea Motta. Sì, Orazio. Devo dire la verità, in TV e sui giornali qui nel Regno Unito non se ne parla molto, ma facendo una veloce ricerca sul sito della BBC ho letto che anche qua la situazione carceraria comunque rappresenta un po' un problema. Leggevo che un terzo delle prigioni britanniche presenta delle condizioni che sono appunto definite sotto gli standard. Poi negli ultimi 5-10 anni sono cresciute vertiginosamente sia le risse tra carcerati, sia il numero di prigionieri che ha tentato il suicidio. Idem Orazio per quanto riguarda il contrabbando, la diffusione di alcolici, droga, smartphone e perfino armi è cresciuta in maniera drammatica, quanto appunto ho letto sulle pagine della BBC. I motivi di questi risultati deludenti, a quanto pare, sono da attribuire principalmente alla diminuzione negli ultimi 5-10 anni del budget messo a disposizione delle carcere, di conseguenza la riduzione del personale carcerario di circa il 20%. Quindi mancanza di fondi o mancanza di investimenti mi sembra essere il leitmotiv del problema carcerario, non soltanto italiano, ma in generale a livello internazionale. Come mai, secondo Eugenio Saitta, c'è questa tendenza, diciamo, da parte dei vari governi, non solo quello italiano, ma in generale, a posizionare come fanalino di coda le carceri, diciamo, nel momento di elargire finanziamenti? La questione della dignità dei detenuti è una questione importantissima, centrale, e i motivi, insomma, possiamo riprendere quelli che ha appena enunciato Andrea, la scarsità di fondi, i tagli, negli investimenti, soprattutto nell'edilizia, carceraria, dove devo dire, con le ultime due leggi di bilancio abbiamo un po' invertito la tendenza. Il corpo di polizia penitenziario è poco, in realtà noi non abbiamo un grandissimo numero di detenuti in percentuale alla nostra popolazione italiana. In realtà abbiamo delle strutture che potrebbero e dovrebbero essere di più o perlomeno maggiori padiglioni all'interno delle strutture già esistenti, tantissime costruzioni di padiglioni che sono rimasti bloccati a causa della nostra burocrazia e quindi queste rientrano anche tra le opere di sbloccare nell'edilizia carceraria. Poi vi è anche il tema del
ripristino di alcuni settori delle strutture carcerarie. Questo permetterebbe, ad esempio, di aumentare i posti letto, quindi aumentare gli spazi per i detenuti. Poi è anche vero che la popolazione carceraria ha subito un'evoluzione e una trasformazione all'interno dei nostri istituti penitenziari. Ad esempio, negli ultimi 20 anni c'è stato un aumento considerevole di extracomunitari all'interno delle strutture carcerarie, e questo fa sì che nascono delle nuove esigenze. Occorrono oggi molti educatori all'interno delle strutture carcerarie, e degli educatori che comunque sia conoscono anche le lingue di questi nuovi detenuti. Grazie, ringraziamo il nostro ospite Eugenio Saitta, il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, che è in Commissione Giustizia. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi, saluto tutti i telespettatori, è stato veramente un piacere, sempre a disposizione, insomma, arriveranno tante cose di giustizia, quindi a disposizione a poter, insomma, parlare e spiegare i vari progetti di legge che abbiamo. Grazie, grazie e ti auguriamo un buon lavoro. Grazie Arrivederci, ciao. a te, Orazio, ciao Andrea. Alla prossima. Andrea, allora facciamo un sunto di questa puntata, come sempre, a te la parola. Sì, sicuramente Orazio è una puntata positiva. Tra gli argomenti toccati, sicuramente quello che per motivi anche professionali miei mi ha toccato in maniera particolare è stato quello della digitalizzazione. Sicuramente il fatto che dal punto di vista della giurisprudenza ci sarà un passo avanti con questa riforma telematica, appunto, che sta per entrare in atto nei prossimi giorni, è una cosa che fa sperare in generale l'Italia da tanti punti di vista, perché se poi questo approccio, perché poi il digitale, Orazio, è anche un modo di vedere la vita, un modo di approcciarla. Se questo dovesse essere esteso pure ad altri argomenti, sicuramente non potrà che agevolarne tutto il paese a 360 gradi. Assolutamente, hai detto bene, hai detto benissimo, e comunque non è mai facile, ricordiamo, parlare di quella che è la giustizia, di quello che è l'argomento giustizia. Grazie, grazie Andrea Motta per essere stato qui con noi.